Da dove prendiamo l'acqua che usiamo nelle nostre case? L'acqua con cui ci laviamo il viso, prepariamo una tisana o che diamo anche al gattino che vive con noi? E affinché sia così limpida e adatta a tutti i nostri bisogni, quali trattamenti subisce l'acqua per essere resa potabile? Ne vedremo ora il processo. La captazione consiste nel prelevare l'acqua destinata ad uso acquedottistico dall'ambiente mediante opportune opere di presa. Queste opere rappresentano la prima parte di un acquedotto. Le principali fonti di approvvigionamento sono costituite dalle acque sotterranee, sorgenti e falde, e dalle acque superficiali, fiumi e laghi. Le prime due fonti di approvvigionamento, in genere, forniscono acqua con buone caratteristiche qualitative, mentre le acque superficiali necessitano solitamente di trattamenti correttivi, in ogni caso necessari per l'uso potabile della risorsa. Ora, due esperti scientifici dell'Università di Ferrara, il professor Stefano Alvisi e la professoressa Paola Verlicchi, ci dettaglieranno più precisamente questi processi. Sentiamo prima il professor Alvisi. Per quanto riguarda le acque sotterranee, nel caso di captazione da falda si ricorre all'utilizzo di pozzi, mediante i quali l'acqua può essere pompata in superficie. Mentre nel caso di sorgenti, che rappresentano un affioramento naturale della falda, l'opera di presa, posta in corrispondenza dell'affioramento stesso, è tipicamente costituita da un cunicolo scavato nella roccia, che consente di intercettare le acque sorgentizie e convogliarle all'interno di una cameretta nella quale sono contenute una o più vasche di calma, di presa e gli organi di controllo. Per quanto riguarda le acque superficiali, nel caso di fiume, la captazione può essere effettuata mediante pompe poste all'estremità di pontili che si protendono nell'alveo del fiume stesso, oppure derivando quota parte della portata defluente nel corso d'acqua mediante opportune traverse. Infine, la captazione da lago, da invaso artificiale, è tipicamente effettuata mediante delle torri poste sufficientemente distanti dalle sponde del lago stesso e dotate di opere di presa costituite dalle succhiarole a diverse quote che consentono di captare l'acqua a diversa profondità in funzione del livello del lago, della temperatura e della torbidità dell'acqua stessa. Le acque captate, siano esse sotterranee o superficiali, contengono inquinanti diversi per caratteristiche e origine che possono essere disciolti o sospesi. Le acque di fiume sono più torbide rispetto a quelle di lago o di falda. Contengono molti solidi, anche dovuti alla risospensione di materiale sedimentato nel letto, specie durante gli eventi piovosi, e materiale grossolano derivato dal dilavamento dei terreni agricoli circostanti. Manganese, ferro, idrogeno solforato e solfati sono disciolti e tipici delle acque profonde, di falda o prossime ad aree vulcaniche. Metalli pesanti, piombo, antimonio e arsenico, pesticidi, idrocarburi, solventi, ammoniaca e nitrati sono inquinanti disciolti legati ad attività industriali o al dilavamento di terreni agricoli e possono contaminare sia le acque superficiali che quelle di falda. Sentiamo a riguardo la professoressa Paola Verlicchi. A questi inquinanti si aggiungono anche quelli di tipo microbiologico, come funghi, batteri, virus e protozoi. Pertanto le acque prelevate, per essere destinate al consumo umano, hanno bisogno di diversi trattamenti. Possono essere di tipo fisico, di tipo chimico, ma a volte anche biologico. Questi trattamenti servono per rendere l'acqua conforme ai requisiti di legge. Di solito le acque di superficie necessitano di maggiori trattamenti rispetto alle acque di falda. Adesso la professoressa Verlicchi ci presenta un caso di studio in cui si evidenziano i principali trattamenti di potabilizzazione adottati in un sito dell'Appennino romagnolo. La diga e il lago di Ridracoli si trovano sull'Appennino romagnolo, in provincia di Forlì e Cesena. La diga è stata costruita fra il 1974 e il 1982 e costituisce uno sbarramento del fiume Bidente e del rio Celluzzo. È stata realizzata per poter garantire l'acqua alla popolazione della costa e della pianura romagnola, che nel periodo estivo può arrivare fino ad 1 milione di presenze. La qualità dell'acqua captata è molto buona. Sono infatti sufficienti trattamenti di preclorazione con biossido di cloro,
Segue una chiariflocurazione con aggiunta di policloruro di alluminio, una filtrazione su sabbia e infine una disinfezione con biossido di cloro. L'acqua viene poi stoccata in bacini di appositi di accumulo e successivamente, prima della immissione in rete, viene sottoposta ad una clorazione di copertura. L'impianto di potabilizzazione di Ridracoli ha una potenzialità di circa 3600 litri al secondo. Il materiale che viene separato dall'acqua durante la chiariflocculazione e la filtrazione va a costituire il fango. Questo subisce trattamenti di concentrazione attraverso i spessitori e centrifughe per togliere una parte dell'acqua in esso contenuta, cosicché il fango trattato è idoneo ad essere smaltito in discarica o in cementificio. La coagulazione è un processo che, per l'azione di reagenti, di solito a base di sali di ferro o di alluminio, riesce a ridurre gli effetti di repulsione della carica superficiale delle particelle e a favorire l'avvicinamento e l'aggregazione di solidi sospesi e sospensioni colloidali in fiocchi. La flocculazione è il processo di crescita e appesantimento dei fiocchi attraverso la presenza di reagenti, per esempio policloruro di alluminio, che fanno da ponte fra le particelle sospese e colloidali. Vediamo ora un altro caso di studio, il potabilizzatore di Ferrara. Ferrara si trova sulla sponda destra del Po, il maggiore fiume italiano, a circa 50 km dalla sua foce. A monte di Ferrara, il Po ha attraversato aree urbane anche di grandi dimensioni, Torino e Piacenza, aree industriali e agricole. Ha ricevuto scarichi urbani e industriali e, a seguito di eventi piovosi, acque di dilavamento di terreni agricoli. L'impianto di potabilizzazione di Ferrara, portata media di 1000 litri al secondo e di punta di 1300 litri al secondo, preleva per l'80% acque superficiali del Po e per il 20% le acque da pozzi colenali, ossia che prelevano acqua di subalveo del fiume. Queste ultime sono di qualità pressoché costante e migliore delle superficiali, in quanto hanno già subito una prima filtrazione naturale attraverso lo strato di terreno adiacente al letto del fiume prima della captazione. Sono pertanto previsti trattamenti diversi per le due tipologie di acqua e solo gli ultimi stadi sono comuni. Sempre la professoressa Paola Verlicchi ci spiegherà in maniera più scientifica questi processi di potabilizzazione. Le acque di superficie sono in genere più torbide, specie dopo eventi di pioggia, pertanto è necessaria una sedimentazione che riesca a separare il materiale sedimentabile. Le acque in uscita dalla vasca di sedimentazione vengono inviate ai bacini del lagunaggio, dove rimangono 3 giorni. In questi bacini si possono attivare molte reazioni biologiche che migliorano la qualità dell'acqua. L'acqua in uscita dai bacini di lagunaggio viene inviata ai chiari flocuratori, successivamente ai filtri a sabbia, dopodiché viene sottoposta a trattamento con ozono. L'ozono serve a degradare i residui di sostanza organica ancora presenti. L'acqua così ozonata viene inviata alla filtrazione su carbone attivo, dove i residui degradati possono essere assorbiti sui carboni. Poi c'è un trattamento di clorazione ed infine l'acqua così clorata viene accumulata nei bacini di cui vedete le cupole. Prima dell'immissione in rete viene sottoposta ad una clorazione di copertura per garantire un'acqua igienicamente sicura al rubinetto. Le acque di subalveo vengono sottoposte ad areazione mediante una cascata di 4 metri di altezza per ossidare i composti di ferro e di manganese e contemporaneamente per favorire lo strippaggio dei composti volatili come l'idrogeno solforato. Poi vengono sottoposte a sedimentazione, a filtrazione su sabbia ed infine unite alle acque superficiali per essere sottoposte a filtrazione su carboni attivi e a clorazione. Il materiale raccolto dalla sedimentazione, dalla chiariflocculazione e dalla filtrazione su sabbia va a costituire il fango, ossia una miscela composta prevalentemente da acqua e da solidi disciolti e solidi sospesi. Questa matrice acquosa deve essere in qualche modo trattata. Il fango viene sottoposto a trattamenti di concentrazione, ispessimento e centrifugazione. Così il fango viene concentrato e successivamente smaltito in discarica oppure avviato a trattamenti di recupero, per esempio per la produzione di laterizi.
Grazie alla professoressa Verlicchi ci siamo resi conto di quante strutture e fasi operative necessiti l'acqua che scorre nei fiumi o sotto i nostri piedi per poter uscire potabile dai nostri rubinetti, per poterla bere senza problemi, per cucinare, per lavarci.